Tra Lecce e Brescia di fatto non c'è stata partita. Sin dall'inizio le due squadre hanno lasciato intendere di voler chiudere l'incontro in parità. Il Lecce, reduce da 3 sconfitte interne consecutive e da 2 trasferte senza punti, cercava un risultato per muovere la classifica. Al Brescia invece interessava mantenere l'imbattibilità che dura dal 3° turno di andata. L'unica sconfitta in campionato, la capolista, l'aveva subita proprio ad opera del Lecce in casa. Nel Lecce mancava l'argentino Pasculli, squalificato, mentre il Brescia doveva fare a meno del capocannoniere Ganz, anche egli fermato dal giudice sportivo. Se fossero scesi in campo però non sarebbe cambiato nulla, i padroni di casa non si scoprivano più di tanto, imitati sull'altro fronte dagli avversari. È scaturita così una gara priva di ogni emozione, giocata, si fa per dire, a centrocampo senza ne... Nel primo tempo a dare l'idea di una minima azione offensiva sono stati Baldieri e Barollo da una parte, Saurini e Schenardi dall'altra, ma senza convinzione. Una girata di Maini viene intercettata senza problemi dal portiere bresciano Cusin. Come il collega leccese Battara, è rimasto inoperoso per quasi tutta la gara. Le conclusioni, poche e da lontano, da una parte e dall'altra avevano come obiettivo il fondocampo. Vediamo il bresciano Schenardi, imitato nella ripresa da Alenikov e da Moriero. Il pallone termina sempre ben lontano dalla porta. E quando manca mezz'ora alla fine della gara, Cusin esce a deviare un cross di Barollo per Maini. Poi solo freddo e tanta noia, mentre sugli spalti pochi imbecilli davano vita.